Vincenzo Pagano, titolare del ristorante pizzeria Casa Caponi di Torre Annunziata. Finalmente il settore è ripartito. Con quali prospettive? Beh, le sue prospettive, bisogna essere ottimisti. Quindi le prospettive sono intanto quelle di riprendere il lavoro di una volta, quindi sarebbero più che altro le aspettative, che rappresentano poi anche le prospettive nostre di tutti noi. Insomma, c'è stato un inizio, l'inizio c'è stato, abbiamo ripreso le attività e quindi siamo fiduciosi. Quanto è stato difficile portare avanti un'attività come questa in un periodo così difficile come quello dell'emergenza sanitaria degli ultimi anni? Drammatico, cioè lei mi avesse chiesto, Vincenzo, ma tu prima del Covid, quindi prima della pandemia, Vincenzo, ma tu pensi che sia... riusciresti a portare avanti questa attività, questo locale con i costi che ha, insomma, per 2 anni facendo solo asporto e domicilio, tra l'altro non lo facevamo prima, e ti avrei detto no, insomma, desisto, è necessario, insomma, fermarci. Invece con grande senso di gratitudine verso i nostri clienti, chi ci è stato vicino, ma soprattutto verso i miei collaboratori e la mia squadra, siamo riusciti ad affrontare nel miglior modo possibile quel grande periodo drammatico di grande difficoltà, e ora ci ritroviamo di nuovo a riprendere piano piano le attività, ma il peggio è passato. Il virus vi ha messo di fronte a una sfida, quella di evolvervi anche cambiare dal punto di vista lavorativo. Cosa è cambiato guardando indietro a un anno ad oggi? Cosa è cambiato il modo di lavorare? Certo, c'è stato... Io credo che sia stato anche necessario. Da questo punto di vista il virus ci è servito, perché adesso c'è stato un grande miglioramento sotto il profilo di responsabilità, di senso di responsabilità di ognuno di noi, e anche con un pizzico di umiltà, rappresentato da ognuno, perché ognuno ha capito che era necessario mettersi in discussione, mettersi in gioco, andando oltre quello che era il ruolo standard definito, superando quei piccoli ostacoli e collaborando ancora di più ed amplificando quello che è il concetto di squadra, di team, di sinergie.